Innanzitutto voglio porgere, a nome mio personale, ma anche di mia zia Gertrude, di mio fratello Michele, di Ico e dei miei figli, i più sentiti ringraziamenti a tutti gli intervenuti, in particolare al presidente dell'associazione Nino Carlo, l'amico Fausto Muna, organizzatore di questa bellissima iniziativa, al dottor Romano Cannas che la coordinerà, al presidente Sodu e ai professori Attilio Mastino e Antonello Arru, che delineeranno nei suoi punti salienti la storia politica di mio padre. La politica per mio padre, per quel che ho appreso dai suoi stessi racconti, è stata una passione che, nata quando era ancora un adolescente, negli anni bui del fascismo, è scaturita dalla sua formazione di cattolico attivo, lo ha accompagnato per tutta la vita, intrecciandosi con le sue vicende personali ed umane, senza mai spegnersi. Non sta a me intervenire direttamente sul tema di questa manifestazione. Voglio tuttavia portare una testimonianza su ciò che ho potuto osservare in tanti anni di vita familiare, e cioè sull'indiscutibile impegno e dedizione profusi da mio padre nell'esercizio della sua attività, sul suo amore per la nostra tormentata terra e soprattutto sul rapporto di grande disponibilità che sapeva stabilire con la gente, elettori e non. Non l'ho mai visto negarsi a chi lo cercava, nemmeno nei momenti di maggiore stanchezza o delusione. E ricordo la saletta distante al suo studio, quando nei fine settimana ci raggiungeva a casa, qui a Sindia, sempre affollata di persone che venivano a parlargli dei loro problemi, spesso fino a tarda sera. Nonostante fosse un uomo molto impegnato, però, mai ha trascurato il suo ruolo insieme alla famiglia. È stato sempre un marito premuroso ed un padre affettuoso e attento ai nostri bisogni, disposto ad ascoltarci, ad aiutarci e sostenerci da bambini ed adulti, facendoci, quando i casi della vita l'hanno reso necessario, anche un po' da madre. Inoltre mai ha contestato la differenza di opinioni che ci distingueva in campo politico, manifestando comprensione e rispetto per le nostre idee e forse, pur non affermandolo mai apertamente, apprezzando la nostra libertà di scelte. Scusatemi, e ciò spero non vi sembri fuori luogo, ma voglio approfittare di questa occasione per ringraziarlo pubblicamente per aver educato me e mio fratello con la parola, ma soprattutto con l'esempio, all'apertura verso gli altri, ai valori della democrazia, della solidarietà, dell'onestà, della tolleranza e della giustizia, un'eredità preziosa che ci porteremo sempre dentro e che spero di essere riuscita a trasmettere anche ai miei figli. Concludo con l'auspicio che questo incontro, che ripercorre un importante periodo della nostra storia, possa essere nel difficile momento che stiamo vivendo, stimolante e costruttivo per tutti noi.